Buongiorno cuccioline, mamma mia come siete fashion! E soprattutto denoto un certo rosa che spicca in voi. E come mai, bambine? Come mai? Ah sì? E questa voglia di comprare tutto quello che troviamo di rosa, da dove è nato? Dai, Barbie. Da Barbie? Quindi da quando siamo andate a vedere il film Barbie? Eh? Ma vi è piaciuto il film della Barbie? È stato bello? Il suo mondo era fantastico. Quindi siete pronte? Siete pronte? Guardate che abbiamo mezz'ora di tempo, siamo in centro a Cagliari e tutto ciò di rosa che vediamo lo dobbiamo comprare. Ok? Siete pronte? Via! Siamo in centro, adesso cercheremo dei negozi, entreremo e dovete trovare tutto quello che c'è di rosa e portarlo a casa. 3 minuti di tempo a partire dal momento in cui entriamo nel negozio. Allora, siete pronte? Sì. Cerchiamo il negozio, via! Quale? Home Game? Anastasia, sei d'accordo? Dai, sei pronta? Anzi, siete pronte? Via! Il timer è partito, eh? 3 minuti. Ok, ti piace? Mettilo in cassa. Anastasia. Bellino, un po' rosa, un po' verde. Sotto più rosa, guarda. Quello della Disney. Quello sotto. Dai, vai a metterlo in cassa. Quello è un Pasolani, bello, mi piace. È un po' viola più che rosa. Deve essere rosa come la Barbie, dai. Vabbè, la Barbie è anche viola. Sono passati 45 secondi, eh. Belle. Borraccia rosa, e gliela facciamo prendere poi al signore, va bene. Quanto manca? È passato 1 minuto e 20 secondi. Puoi anche stopparti, eh? No, 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 assolutamente. Ok. No, è rosso, Vanessa, sei daltonica? Ma deve essere tutto rosa, o perlomeno più rosa che rosso. Quanto manca? 50 secondi. L'ha già presa Vanessa. Ok, bimbe, dai, avete già preso quello che vi piace, tanto ci sono anche altri negozi, eh. Quindi va bene così? Siete sicure? Primo negozio svaligiato. Mi piacciono però le cose che avete preso, soprattutto il puzzle di Anastasia. Adesso scegliamo il secondo negozio. Allora, abbiamo a disposizione 3 negozi, eh? Quindi concentratevi bene, diamo un'occhiata ai negozi che ci sono e scegliamo con cura, va bene? Ci sono negozi di libri. Questo è un negozio di libri, che non è male. Poi abbiamo tantissimi negozi di abbigliamento. Perché di là ne ho visto un altro più colorato. Più colorato? A me sembra molto colorato anche questo, Sì, devo più dire la bello. verità. Non so se riuscite a trovare un libro rosa. Va bene, andiamo. Brave. Allora, il timer parte adesso, quindi via ai 3 minuti. Bellissimo, ti piace amore? Sei contenta? E tu questo? Però ascolta Anastasia, io direi che per te è necessario, brava Vanessa, un libricino facile da leggere. Hai capito? Perché poi diventa troppo difficile e non lo leggi. Guarda qua, ce ne sono tanti, guarda Ani. Guarda. È bellissimo, la principessa sul pis. E allora? È un cartone animato famosissimo. È bellissimo. Comunque, puoi dare ancora un'occhiata. Ci possono esserci anche quelli da colorare. Guarda che bello anche questo. Vale, Anastasia. Vediamo un po' cosa. Deve essere rosa, signora, altrimenti non lo possiamo comprare. Vero, Anastasia? Come la Barbie. Wow, guarda che bello. Questo ha gli sticker? Prova a dare un'occhiata, amore. Ah, è da colorare.
ti può piacere? Non tanto, va bene, se non ti piace non devi prenderlo per forza, eh? Intanto sono passati 1 minuto e 43 secondi e Vanessa sta cercando qualcos'altro. Vieni Anastasia. Guarda che bellino. Prendilo amore, prendilo. È carino, vero? Mancano 50 secondi. E 3 minuti di tempo, eh? Eh sì, eh? Come amore? Sono sticker e poi li attacchi. Va bene. Ma è rosa o è rosso? Esatto, puoi fare così. Ok, avete trovato? Quindi ci metto sul pisello. Sì. Un album da colorare. Sì, è questo. E questo sono degli sticker, tipo io attacco un vestito su un foglio. Disegni un vestito, sì. E poi ci attacchi. Faccio la testa. Va bene. Io invece un genio per amico. Che bello. E invece un cavallo per sognare. Bellissimi. Vi voglio vedere leggere dopo, ok? Anche colorare. Che è molto importante. Guardate bimbe, questo negozio era immenso, noi ci siamo soffermate nella prima parte, abbiamo visto che ci sono anche dei CD musicali completamente rosa, però ci siamo divertite tantissimo qua dentro, vero? Ci hanno anche regalato 3 album da disegnare, troppo gentili queste signore di questa libreria in centro. Sì. Ok, bimbe, manca l'ultimo negozio. L'ultimo negozio. Vuoi andare nel negozio di caramelle? Sì. Siete sicure? Sì. Non volete da comprare abiti? Perché l'ultimo? Perché abbiamo detto che sono 3 negozi. Cambio programma. Tu vuoi entrare nel negozio di caramelle? Mentre Anastasia vuole entrare in questo negozio dove ci sono tantissimi articoli carini e secondo me è la scelta migliore. Quindi tu sei sicura che non vuoi optare per questo negozio? Allora Anastasia entrerà in questo negozio e sceglierà per 3 minuti tutto quello che troverà di rosa a partire da questo momento. Via! Ci sono tanti giochini per il mare. Questo è bellissimo. Guarda il salvagente rosa. Adesso io lo chiediamo alla signora. Vedi? Allora, il salvagente rosa ed è uno. Poi, eccolo qua, prendilo amore, ma che bello, è tutto glitterato, vero, bellissimo, così quando torniamo a Santo Doro in piscina ci puoi giocare. E magari quando vado al mare, anche al mare magari domani. Ti ci metti sopra, è vero, anch'io me lo presti poi? Ok. Poi guarda. La fascia rosa, magari prendiamo la faccia. Va bene. Quella rosa, quella è fucsia. Hai scelto quella fucsia? Sì. Guarda questa anche. No, questa, perché questa è tutta rosa, qua è un po' rosso. Quindi... Questa è bellissima. Vai, prendila amore. È passato 1 minuto Anastasia. Scimmietta? Eh sì. Questa scimmietta ti abbraccia. La vuoi? No, grazie. Devi sceglierli tu amore, non io. Grazie per il pensiero però. Così ci dormi con la scimmietta rosa. Tu sei ancora convinta di voler mangiare le caramelle? Dove sei? Dove sei? Vediamo quanto tempo manca Anastasia. Manca quasi 1 minuto. Dove siamo finiti? In ferramenta Anastasia? Vuoi comprare un asciutto? Un sacchetto per l'immondizia? Ani, tu stai guardando in bassissimo, ci sono un sacco di cose. Ani, palloncini! Rosa! Guarda, ti suggerisco perché sta passando il tempo, mancano 50 secondi. Tutti rosa, Anastasia, erano lì che ti aspettavano. Anastasia, 40 secondi. Guarda Vanessa che consiglia ad Anastasia quello che vorrebbe comprare lei. Anastasia, le penne. Mancano 20 secondi. Devono essere rosa, uno solo. Uno solo, uno se, furbetta. Ma vero che l'hai detto tu? No, uno solo. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, stop, stop, è finito. Finito il tempo. No, finito il tempo, amore. Hai preso tante cose, brava. Siamo uscite dal negozio, Anastasia, hai scelto un negozio fantastico.
l'avrei scelto anch'io se fossi lei, invece tu sei convinta che vuoi andare nel negozio di caramelle. C'erano tantissimi articoli rosa che se avessimo avuto più tempo potevamo veramente portare a casa tantissime cose. Sei contenta, amore? Dai, andiamo nel negozio di caramelle, così Vanessa finisce la sua challenge e poi andiamo a casa e facciamo vedere tutto. Vale, siamo arrivati, lì c'è il negozio di caramelle. Adesso entriamo, ti faccio partire il tempo e avrai 3 minuti. Ti farai dare un sacchetto dalla signora e tu raccoglierai solo caramelle rosa, ok? Via. Prendi un sacchetto, Vanessa. Sì, guarda, è rosa. Portalo in cassa quello che prendi. Ti conviene prendere un sacchetto, Vanessa? Sì, poi ci pensa il signore. Non mi porta un papà! Ci sono le pinze. Amore, tu hai già scelto, ok? No, lei vuole quello sopra, però è uguale. Ah ok, sono uguali ma sono scolorite, ok? Sarebbero queste, va bene. Ah ok, perfetto. È la luce che cambia colore. Amore, è rosso quello, eh? Il rosa è un altro colore, quello è rosso. Marshmallow, non potevano mancare. Tanto vediamo quanto tempo è passato. Vanessa, mancano 50 secondi. E adesso lo prendiamo. Ti aiuta il signore, perfetto, grazie. Sì, porta in cassa. Dov'è quello lì che avevo segnato? Vanessa, hai 27 secondi, 30 secondi. Quello che volevo prendere l'altra volta è tutto frizzi. Tutto frizzi rosa. Ah, tipo la lingua, quella piatta? Ok, Vanessa, hai 15 secondi. Ah, guarda, l'ha trovata Anastasia, però non è solo rosa, quindi non va bene. Quello l'hai già preso. 2 secondi, 1, stop, mi dispiace, il tempo è scaduto, avevi la pinza già lì? Dai, prendine uno da assaggiare, noodles. Ok, perfetto, andiamo a pagare? Sì. Contenta? Sì, siamo tornati a casa, abbiamo finito la nostra... Abbiamo finito... Anastasia, vieni con me amore, vieni dalla mamma. Allora, siamo tornati a casa dal nostro shopping rosa Barbie. Siete contente degli acquisti che avete fatto? Sì! Ecco, lui è proprio uno degli acquisti che ha fatto Anastasia, perché vi ricordate che Vanessa ha scelto un negozio alla fine e Anastasia ne ha scelto un altro. Anastasia, come lo chiamiamo questo scimmiettino? Scimmiettino. Ken. Lo chiamiamo Ken? Barbie e Ken. Lui è Ken e tu sei Barbie? Ken. Ok. Allora, iniziamo a far vedere tutto quello che abbiamo comprato. Inizia Vanessa con il suo primo sacchetto che è di entrambi, in ordine di acquisti. Allora, è mia. Questo l'ha comprato Vanessa. Però non siamo insieme. Allora, quando andiamo al mare. Bellissima, questo è una tonalità di rosa, un rosa un po' scuro però. Anastasia, mi hai fatto venire un colpo. E questo è il primo acquisto. Wow! La mia! Questa è tua! No, aspetta, mi fai vedere chi è? Lei, la principessa del... Non distruggere la scatola, Anastasia! Posso darti una mano? No. Sei sicura? Sì, che la sicuro? Oh, bravissima. Questo è un Funko Pop. Il Funko Pop di Belle. Anche lei è rosa. E...
Amore, non c'è niente dentro. Non è il portasapone. Piano, guarda che questo è un oggetto raro. Perché lo devi distruggere? In un video mi hanno tagliato la testa di un personaggio così e c'erano dentro le cuffiette. In questo no, non ci sono le cuffiette, quindi non tagliamo la testa a nessuno. Posso vederla anch'io? Ma ciao, ma come sei carina. Guarda Anastasia che questa è bellissima. Quando poi arriviamo a casa a Novara la mettiamo in cameretta. Sì, esatto. Vado io. Vai, Vane. Sì, è molto bello. Ma lui è stupendo. Lui è un altro funky pop Demon Slayer. È una lei. Si chiama Mitsuri Kanroji. Dai, guardiamola. È bellissima, poi se deciderai di regalarla a Daniel gliela regaleremo. Ok, vediamo un po'. Mitsuri, ciao Mitsuri. E il proprietario del negozio mi aveva spiegato chi fosse questo personaggio, ma me lo sono dimenticata. Vabbè, lui è un personaggio più grande. Da vedere che bello, bellissimo. È anche molto rosa, brava Vanessa. Perché questa mania? Anche la mia è molto rosa, guarda. Vestito rosa. Sì. Rosa. Certo, dettagli rosa ne abbiamo. Questa è di Anastasia. Ed è il puzzle delle principesse della Disney, bellissimo. Faccio vedere. Sì, facci vedere che non abbiamo mai visto all'interno di una scatola di puzzle. Io ce l'ho da Novara. Ah sì? Troppo grande di questo. Ah. È di Popolino? Sì, non mi ricordo. Ok, guarda. Mi ricordavo Topolino, non Popolino. No, questo, forse io lo devo fare così. Questo sei tu. Beh sì, amore, l'immagine da ricopiare è questa. Cioè, Anastasia. Anastasia? No, Anastasia non c'è nelle principesse normali. Normali? Sì. Anastasia nelle vedete, principesse anormali come te. Vedete? Oh, bellissimo. Vediamo i dettagli rosa. Sì, ci sono. Cosa l'hai già fatto? Ma complimenti, ma sei magica! Io la devo fare così. Sì, amore. Adesso facciamo una cosa. Lo disfiamo, lo metti qua dentro. No? Non lo vuoi disfare? No? Facciamo! Boh, disfatto, perfetto. Boh, perfetto. Niente piccolino, ci sono solo. Ci sono solo 100 pezzi, piccolino. Pezzi? Ma sì, ma Anastasia è veloce, a lei piace fare queste cose, meno male. Stasera, a Cagliari, non ce la faccio, io voglio fare la Nutella. Ma dai! È tutto aperto. Stasera c'è la notte delle stelle. Stasera c'è la notte delle stelle qua a Cagliari e quindi i negozi rimarranno aperti fino a mezzanotte in centro, dai? Ok, libreria, poi siamo entrati in libreria. Siamo entrati in libreria. Allora ragazzi, questo è mio. Questo è tuo, l'abbiamo preso. Sì, si può, guardate, ma guarda, riprendi un attimo il frigo, vedete? Si può appiccicare. Perfettamente. Va bene. Si può appiccicare nel vetro. Oh, che carino. Esatto. E si può anche, guardate. Ti può abbracciare. Ciao. Sì. Giocare con Stanley. Sì, vai. Ken, ciao. Ken. Wow, che bel libro, Vanessa. Come si intitola? Si chiama Un cavallo. Un cavallo? Un cavallo per sugnaru. In sardo? Un cavallo per sugnaru? Quindi non ho capito il titolo, ma fa niente. Un cavallo per sognare. Un cavallo per sognare. Bello, vedi, tutto rosa, bellissimo. Questo è. Ah, sì. Okay. Questo cos'è? Fa questo vedere. È da colorare. Sì. È bello perché tu devi colorare disegni. Sì. Aspetta, però spieghiamo una cosa. Fammi vedere la copertina. Allora, questo qui ce l'ha regalato la... Ma fai colorare? Sì. Però, ascoltami. Allora, questo... Questo... Aspetta, mi ricordo più? Sono tre. Sì, questi tre ci sono stati regalati dalla signora della libreria, quindi non fanno parte della challenge perché non sono rosa, giusto? Sono uno, questo. Pochino, questo è un viola. Un pochino, ma sì, quelli che invece noi abbiamo preso per la challenge rosa Barbie, quali sono? Guardare. Scegline uno. Eh? Oh, ce l'abbiamo fatta. Cosa abbiamo qui? Io non vedo niente perché non mi fa vedere. Oh, questo è un bellissimo rosa. Qua c'è da colorare. Questo è rosa, vedi? Sì, vedete i cucciolini? Qua c'è da colorare, ci sono dei giochini e ci sono delle immagini da colorare. Bellissimo, Vanessa.
Oh, che carino. Questo l'aveva scelto Anastasia, ma l'hai pescato tu. No, scusa, l'ho detto io ad Anastasia. Ah, gliel'hai suggerito tu, va bene. No, ma dimmi qual è il titolo. Com'è il titolo? La principessa sul pisello. La principessa sul pisello. Ma guarda che è una storia bellissima. La leggiamo insieme dopo, Ani. Ok, va bene. Dopo adesso. C'era una volta un principe che viveva in un castello. Benissimo, tocca ad Anastasia. Come finirà questa challenge? Ma perché le... Questo è il mio. È il mio. Questo è il tuo, l'hai scelto tu. Posso vederlo? L'ho scelto io. L'hai scelto tu. Tu. Guarda mia Anastasia. Un segno per amica. Oh, wow, questa... Questa tua amica a me come amica, cioè il genio. Bellissimo. È tutto di colore. Eh? È tutto bianco e nero. Dentro, ma la copertina è rosa. C'è ancora qualcosa? Wow! Fa vedere anche a me. Io voglio vedere. Bellissimo. Grazie Vanessa. Sborni. Cosa? Sborni. Sì. Dai, come si intitola? Vendere bamboline fatti. Vanessa, lo devo vedere. Bamboline, fatine, danciamo. Allora, vesto le bamboline danzando. Mamma, che ci bello! Ci sono degli sticker tipo sì. Io attacco questo. Questi sono tutti sticker. Io attacco questo sul foglio con questo e poi attacco. Anastasia, mi è venuta un'idea geniale. Lo sai le Barbie che hai nel sacchetto? Le puoi vestire con questi sticker. Quale bamboline? Le Barbie, questi sono degli abiti, si possono staccare e attaccare sulle bambole. E infatti, sì, come si chiama il libro? Vesto le bamboline danzanti. Ma tu sull'oro devi attaccare. Io quelle non ce le ho, ok? Io no, le Barbie. Sono sul foglio. Ah, ci sono? Sì, tu devi appiccicarlo sul foglio. Ah, beh, però io tenterei anche di vestire. E tu? Ma e tu il gioco? Le Barbie sono mie. Ah, ragione Vanessa. Non l'avevo visto. Sì, facciamo così, lo decide. E chi decide? Io e Vane. Scusate se esisto, Guarda, guarda. Ci sono i nomi: Aurora, Alba, Giada. Bellissimo, Ani. Ok, ora questo. Ok. Altro giro, questo è un altro negozio, questo è tutto di Anastasia ed è lo stesso negozio dove abbiamo comprato Ken, che non so più che fine ha fatto. Dov'è Ken? Ken. Ah, eccolo. Ciao Ken. Allora, Anastasia, cos'è che abbiamo preso? Anziché iPhone, le unghie finte. Ma perché distruggi le scatole? Le scatole hanno un'apertura. Non devi distruggere qualsiasi cosa. Possiamo vederle? Posso vederle? Posso vedere? Allora, 12. Vanno bene per una mano sola. E poi dai a me. Assolutamente no, perché tu non sei voluta entrare in quel negozio perché volevi le caramelle. Allora non mangerò le mie caramelle. E non mangerà le tue caramelle, lei. Allora, palloncini tutti rosa, completamente rosa questi palloncini. Vanessa? Anastasia, non si mangiano, Cioè, ho avuto paura. Sanno di gorgonzola, fatemi sentire, io amo il gorgonzola. Tenete. No. Anastasia, ti stanno uscendo le orecchie di fuori. Oh, brava Vanessa, brava, ce l'hai fatta. Dov'è? L'ho vista atterrare. Va bene, dai, dai, questi palloncini rosa sono fantastici. Poi li gonfieremo tutti. Dai, andiamo avanti, su. Ok, faccio vedere io. Ma guardate che bellina. Dai Anastasia, prova la tua fascetta rosa. Tutorial. Che belli. Fammi vedere cosa c'è sul fiocco. Niente. Sì che c'è scritto qualcosa. C'è scritto. Hello. Melo, hi. Hello, welcome. Vuol dire ciao. Ben arrivata. Melone. Melody. Ah, Melody. Ah, welcome ha letto. Perché Melody? Ciao Melody. Ma suona? No, ok. Bellina però, vero amore? Troppo carina. Ok, tocca a me, tocca a me. Vai. Vabbè, mi sono dimenticata. Ma è gonfiabile. Ah, è vero amore, il gonfiabile a forma di cigno con però, il glitter. Io ho messo il glitter, voglio bene, ho fatto usare mia sorella. Ma perché? Ma perché? Ma vedi,
Non ci state in due lì dentro. Valgo io. Ok, tocca a me gustare. Finalmente il momento più dolce di questa challenge, color rosa Barbie. Questo lo mettiamo per ultimo, perché prima il brutto, poi il bello. Ah, perché c'è del brutto con no, il brutto? No, veramente le cose più belle dopo. Va bene. Inizio. Bellissimo. Allora, questo è un distributore di caramelle. Ciao, Ken. Figo? Ah, sono uguali, è vero. No, è il figlio, non figo. Papà Ken. È papà Barbie. Papà Ken è figlio di Ken. Devi aprire il sacchettino. Wow. Fammi vedere. È uscita? Non è uscita la caramella. Ma che carino, ma ciao! Troppo carino! Vediamo Ani se riesci anche tu. Che buonina! Ok, bellissima anche questa caramellina. Allora, lo stai già mangiando? Com'è? Buono? Almeno questo? Vuoi assaggiare Anastasia dopo che lo ha leccato lei? No, come mai? Ok. Anastasia! La marshmallow! Beh, la marshmallow la conosciamo tutti, dai! Dentro com'è? Vado 3, 2, 1, auguratemi! Guardate. Niente! No, assaggiata di formaggio! Io te l'avevo detto che queste cose non dovevi prenderle! Guarda, io ho bisogno di una caramella! Buonissima! Ma sa di latte panna, è buonissima! Allora, mangiati la musa, ti piace! Va bene! Vai Ani, dai! A parte che questa è il sacchetto di Vanessa, non è il tuo. Ancora un'altra marshmallow, basta, dolci, grazie. Tu? Ho detto basta! Anastasia, io giuro, farò una challenge e ve lo giuro, cucciolini, vi prometto che io farò una challenge in cui farò mangiare a Vanessa e ad Anastasia per 24 ore solo zuccheri, solo dolci, sì, così che spero loro venga la nausea e non me ne chiederanno più. Dai, assaggiamo questo spaghetto. È finto, è elastico. Niente. Oh, sta mangiando, cosa fai? Cosa c'è? È frizzante? È vuota. Acqua. Va bene. Ragazzi, l'ho assaggiato anch'io quello spaghetto. È orribile. Guardate Anastasia. L'hai assaggiata? Per togliersi il gusto. Sì, Anastasia, non esagerare. Allora, ragazzi, se arriviamo a 10.000 like, mangio tutto il giorno così. Ok, allora, ragazzi, aspetta. vi prego, arriviamo a 10.000 like che le faccio mangiare tutto il giorno. Facciamo questi una dolci. Cosa. Sì o no? Sì. Sì o no? Ma cosa hai? No. Vanessa, non ce la puoi fare. Vanessa, se lo mandi giù sei forte. Ragazzi, vi prego, 10.000 like. Voglio 10.000 like, così faremo fare a Vanessa e Anastasia questa challenge terribile. Vi voglio, veramente, ve lo giuro. Vi voglio bene. Mi volete bene? Mettete 10.000 like. Allora, concludiamo qua la challenge. Dobbiamo mettere un attimino in ordine perché ci sono spaghetti dappertutto. Vanessa, vai al tuo posto. Cioè, Anastasia, vai al tuo posto. Salutiamo i nostri cucciolini e cuccioline. Vi è piaciuta questa challenge tutta rosa color Barbie, Anastasia? Sì, mi è piaciuta, però l'ultima cosa no. Ma io te l'avevo suggerito. Bellissima. La nostra Funky Pop e anche il nostro Funky Pop. Va bene, salutiamo i nostri cucciolini. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. Esatto. Ciao!